Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oggi si parla di Johnny Silverhand, prima intro e poi iniziamo. Johnny Silverhand è un personaggio centrale di tutta la serie Cyberpunk, così come un influente rocker e il cantante della sua band, i Samurai. È stato rivelato che Johnny sarà interpretato da Keanu Reeves, questo lo sappiamo tutti, nel prossimo Cyberpunk 2077, ma andiamo in ordine e scopriamo chi è questo personaggio. Il conflitto centroamericano è iniziato nel 1990, era un bagno di sangue gestito da un governo corrotto e manipolatore, ma quando i loro segreti furono scoperti, molti soldati americani lasciarono cadere le loro armi, rosse, bianche e blu. Invece, il governo ha reagito abbandonando i militari. Il governo stesso ha usato anche il suo potere per creare una potente propaganda per rendere pubblici tutti i disertori e odiarli. Ma Johnny Silverhand non avrebbe combattuto una guerra corrotta, quindi tornò a casa Night City e ricominciò la sua vita. I militari hanno cambiato la sua vita per sempre e hanno persino cambiato il suo nome, Silverhand, un braccio cibernetico che ha sostituito il braccio che ha perso in guerra. Ogni suo gesto però gli ricordava la sua missione, la ribellione. La sua ribellione arrivò sotto forma di una band chiamata Samurai. Samurai era una band composta da questi membri, Johnny Silverhand, Kerry Heurdine, Danny, Nancy, Bess Isis e Henry. La sua musica era rivoluzionaria e il mondo lo adorava. È salito in cima alle classifiche e a tempo di record con la sua band, ma Samurai non poteva durare per sempre. All'epoca la loro tastierista Nancy aveva una relazione violenta. Quando non riuscì più a sopportarla, spinse il suo ragazzo violento da una finestra e fu portata in prigione. E senza di lei, la band Samurai si sciolse nel 2008. Johnny Silverhand era ancora uno dei musicisti più popolari al mondo. Ha pianificato di usare il suo potere da star per iniziare una carriera da solista e continuare a spingere i suoi messaggi anticorporativi e antigovernativi. DBS Music voleva ingaggiarlo così disperatamente da minacciarlo e addirittura ricattarlo. Minacciarono di rivelare che era un disertore. Invece Johnny firmò con la Universal Music e pubblicò un intero album chiamato Sins of Your Brothers, ammettendo che era un disertore e rivelando tutte le cose terribili che il governo aveva ordinato. L'album ebbe un enorme successo e cambiò la percezione pubblica di ciò che significava essere un disertore, e Johnny non era ancora al culmine della sua carriera. Nel 2020 però tutto è cambiato per Johnny. Era a passeggio con la sua ragazza, Alt Cunningham, quando fu improvvisamente rapita da criminali che lavoravano per la mega corporazione Arasaka. Volevano usare Alt per il suo incredibile talento come programmatrice. Volevano che lei realizzasse un software chiamato The Soul Killer, che sarebbe stato in grado di copiare e scaricare la mente di qualsiasi netrunner. Era un software però pericoloso, che avrebbe ucciso chiunque avessero voluto copiare. Johnny ovviamente ha fatto un piano. Ha riunito una squadra per infiltrarsi negli uffici di Arasaka in modo da poterla salvare. Inoltre ha chiesto un favore a tutti i membri della sua vecchia band. I Samurai si sono riuniti ed hanno eseguito uno spettacolo completamente gratuito. Lo spettacolo ovviamente era di fronte agli uffici Arasaka di Night City, ma questo non funzionò e la squadra ingaggiata per salvarla trovò Alt morta. Tuttavia, mentre il suo corpo era morto, la sua mente rimase intrappolata all'interno della rete principale di Arasaka e Johnny, ovviamente, ha pianificato di riaverla. Andò a cercare Cunningham, ma c'erano diversi ostacoli. L'ostacolo più grande era un Borg, Adam Smasher, un uomo che ora è più macchina che carne. La leggenda narra che Adam abbia ucciso Silverhand con un fucile. Tuttavia il suo corpo non fu mai trovato, perché Militech, una compagnia che combatteva contro Arasaka, lanciò il suo attacco allo stesso tempo, distruggendo l'edificio in cui Johnny era presente, senza lasciare nulla da cercare. Da quando è scomparso, la gente ha pianto Johnny ovunque. Ci sono graffiti in tutta Night City che dicono semplicemente "Where is Johnny?" Dov'è Johnny? Anche decenni dopo, la gente spera che Johnny Silverhand sia da qualche parte là fuori, pronto a suscitare un inferno e guidare la rivoluzione. Cosa succederà in Cyberpunk 2077? Dovremmo scoprirlo con le nostre forze e fino a quel momento cercate di non rimanere intrappolati anche voi nella rete.